Ben ritrovati cari fantallenatori amici di FantaWorld. Benvenuti. Ciao ragazzi. Siete sempre abituati a vederci nella nostra solita location, il salotto del Fantacalcio, mentre questa volta partiamo, perché è una nuova stagione alle porte, partiamo con un tutorial. Cioè, cos'è il Fantacalcio? Un tutorial modalità classica, adatto soprattutto a coloro i quali si approcciano per la prima volta al mondo fantacalcistico. Venite con noi e ne scoprirete di più. Il fantacalcio è un gioco sul calcio, che consiste nel costruire una squadra virtuale formata dai calciatori reali che giocano nel campionato a cui ci si riferisce. Esso fu inventato da Riccardo Albini, il quale nel 1990 lo pubblicò in Italia per la prima volta. Alla stesura del regolamento, oltre al già citato fondatore, contribuirono anche Alberto Rossetti e Diego Antonelli. La diffusione del gioco avvenne grazie alla Gazzetta dello Sport, che, a partire dal 1994, ospitò il gioco fra le sue pagine. Questo portò un grosso successo editoriale, tanto che, nonostante le previsioni avessero stimato circa 10.000 iscritti, se ne raggiunsero presto 70.000. Al giorno d'oggi, il fantacalcio trova nel web il suo maggior strumento di diffusione, tant'è vero che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente il numero dei partecipanti alle varie leghe online. Il fantacalcio si gioca essenzialmente con due modalità, e sono il Classic e il Mantra. Quest'ultimo sarà oggetto di discussione di un nostro approfondimento in un altro video. Per adesso ci concentriamo sul Classic, ma se sia Classic o Mantra, le modalità di gioco con cui si partecipa appunto sono somma punti, scontri diretti e Formula 1. Sicuramente la più diffusa è quella degli scontri diretti, in cui ciascuna fantasquadra gioca contro l'altra e, come nella realtà, si possono ottenere 1 o 0 punti in base rispettivamente a una vittoria, un pareggio o una sconfitta. Importante in questa modalità è stabilire il valore soglia, ossia quel valore con cui viene realizzata la prima rete e le successive, che poi determinerà il punteggio della sfida. La modalità somma punti si distacca dagli scontri, in quanto non si gioca uno contro l'altro, ma i fantapunti che vengono ottenuti giornata per giornata si accumulano e vanno a confluire in una classifica generale. In questo modo quindi ciascun punto non viene mai sprecato, e anche un mezzo punto può risultare decisivo per la classifica. E infine la modalità Formula 1 è sicuramente quella meno conosciuta rispetto alle altre. Concettualmente è simile a quella uno contro tutti, ma in classifica non vanno accumulati la somma dei fantapunti, ma dei punti che vengono definiti in precedenza da una griglia che viene assegnata in base ai piazzamenti ottenuti giornata per giornata. In un fantacalcio non possono mai mancare tre cose basilari: la carta, la penna e il fattore C, il cosiddetto culo, che sono fondamentali durante tutta l'annata fantacalcistica e durante l'asta soprattutto. Per gestire la vostra lega noi consigliamo il sito e l'applicazione di Fantagazzetta, che tutt'oggi rappresenta l'applicazione più utilizzata dagli utenti. Per i voti dei vostri giocatori invece potete fare affidamento o alla redazione Napoli, che vi permette di visualizzare i voti in tempo reale durante le partite, o alla redazione Milano o alla redazione Italia. Se invece siete più tradizionali potete sempre fare uso alla vecchia buona Gazzetta dello Sport. Altra cosa importante, i premi. Su questo potete autogestirvi come vi pare. Potete premiare solo i primi due o i primi tre della vostra lega, con soldi, coppe, medaglie, cene offerte, gadget, innature, prostitute russe, con salvo nudo, con il deposito di Zio Paperone, con uno scettro, una corona, un trono di spade, salvo sul trono di spade, salvo nudo sul trono di spade. Ok, e qua mi fermo. Insomma, potete sbizzarrirvi come volete. Le rose sono costituite da 25 giocatori che ricoprono i 4 ruoli esistenti: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. A partire da questi ruoli si vanno costruendo i moduli. Il 3-4-3 è il modulo più utilizzato per, diciamo, le spiccate doti offensive che questo modulo offre. Poi ci sono anche il 3-5-2, il 4-3-3, il 4-4-2, il 4-5-1, il 5-3-2, il 5-4-1, e poi sono ammessi dei moduli che vengono definiti di emergenza, che sono il 3-6-1 e il 6-3-1. Il punteggio quindi per ogni giornata viene calcolato in base ai voti assegnati agli 11 giocatori schierati, al netto di eventuali bonus o malus.
assegnati agli stessi giocatori. I bonus predefiniti sono il più 3 per un gol fatto, meno 1 un gol subito, meno 1 potrebbe essere anche l'espulsione, meno 0,5 ammonizione per un determinato giocatore, meno 3 per un rigore sbagliato, più 3 per un rigore parato, più 1 per l'assist su azione, più 0,5 per l'assist da fermo. Esistono anche altri tipi di bonus e malus che sono facoltativi e che quindi verranno decretati all'interno di ogni lega, tra cui ad esempio il modificatore, che è una parte fondamentale del fantacalcio per chi lo vuole fare, di cui andiamo ad occuparci tra poco. Il modificatore è uno strumento matematico utilizzato per aggiungere bonus al reparto difensivo. Specialmente in una modalità classic, questo modificatore consente di variare la tattica, in quanto obbliga il fantallenatore a schierarsi con una difesa a 4. Infatti, nel modificatore si calcola la media dei voti senza bonus malus tra i 3 migliori difensori e il portiere. Più alta è questa media, più alto sarà appunto il bonus aggiunto, che sono ovviamente stabiliti in precedenza e possono andare da un più 1 a un più 6. Sono stati recentemente introdotti da Fantagazzetta per la nuova stagione, questa 2017-2018, altri due tipi di modificatore, che sono quello di rendimento e quello fair play. Nel modificatore di rendimento vengono aggiunti dei bonus se negli 11 giocatori titolari vi sono da 8 a più giocatori sufficienti. Di contro verrà assegnato un malus di pari rango se vi saranno da 8 a più giocatori insufficienti. Invece il modificatore fair play consente appunto di aggiungere al voto finale della giornata un bonus se sono stati se al termine appunto della giornata non figura nessun cartellino né giallo né rosso tra gli 11 giocatori titolari. Questi due tipi di modificatore consentono entrambi appunto di premiare quei giocatori che sono costanti e poco avvezzi al cartellino, che vengono spesso ignorati all'asta in quanto non portano bonus. Oltre il modificatore vi sono una serie di regole che potete decidere internamente alla vostra lega, come ad esempio l'utilizzo della panchina. Potete avere una panchina corta formata da 7 giocatori o una panchina lunga costituita da tutti i giocatori che avete disponibili, che verranno disposti in base a chi vogliate subentri prima. Un'altra regola può essere quella di decidere quante sessioni di asta e di mercato fare. Quello che consigliamo è quello di fare 3 sessioni d'asta che corrispondono al periodo di agosto prima della prima giornata, a settembre dopo la fine del mercato estivo e i primi di febbraio dopo il mercato invernale, così da avere le rose al completo. L'asta. Per ogni fantallenatore è il momento più importante dell'anno, il giorno in cui si decide un'intera annata fantacalcistica. Esistono almeno 3 tipi di asta: a busta chiusa, a chiamata casuale e il listone. Ma per ulteriori dettagli in merito vi rimando al video dedicato che uscirà a breve. Bene, siamo giunti alla fine di questo tutorial. Io saluto i miei ospiti, Salvo e Claudio. Ciao ragazzi. Speriamo di essere stati chiari ed esaustivi. Ovviamente ricordate che dal giorno dell'asta in poi, per tutta la stagione, non esistono più rapporti di amicizia, ovviamente, quando si tratta di fantacalcio. E ricordate che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo dopo il calcio. Un saluto da FantaWorld. Grazie a questo tutorial potrò finalmente fare anch'io il fantacalcio.